Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Professionalmente cosa rappresenta? Perché visto la tua parentesi anche in Inghilterra, poi Italia, Svizzera, la nazionale, al di là del Palermo, di Gattuso, tutto insieme, questo passaggio qua, perché ne significa? Beh, un passaggio importante. Penso che andare a giocare al Palermo per un giocatore è molto bello, perché so che è una grandissima società, una bellissima città, e poi pure i tifosi sono molto caldi. È chiaro che fa molto piacere. Può essere un buon rilancio, perché anche per i discorsi nazionali, anche la nazionale maggiore, il fatto che si porti per la Serie B. Poi chiedo un inciso, qua tutti dicono Palermo strafavorito, strafavorito, però tu sei un esperto, insomma, allenare un po', bisogna giocare sul campo. No, chiaro è che sarà il campionato di Serie B, è molto, molto strano, che basta vincere una, sei al playoff, basta perdere una, sei giù. Chiaro che dobbiamo essere queste partite, ogni partita essere al 100%, e dare sempre, sempre il massimo, perché basta una volta che giochi 80% e va male. Allora vuol dire che ogni partita devi dare il 100%. William Anselmo, Mediogol.it, intanto benvenuto. Grazie. Come sei stato accolto dai tuoi compagni e che gruppo hai trovato? No, sono stato raccolto molto bene. È un gruppo fantastico, si scherza, si ride, però se c'è da lavorare, si lavora. Giusto così, però alla fine mi sono trovato molto bene con i compagni. Primo impatto con Gattuso? Bene, bene, benissimo, mi ha raccolto bene e mi ha fatto già un po' lavorare. Ciao. No, Michel l'ho sentito quando ero in nazionale. Un anno fa mi parlava già bene lì di Palermo e tutto, e poi pure il mister che mi voleva qua e mi ha parlato pure bene, e poi mi hanno parlato bene pure Andrea Caraccio, che era qui a Palermo, mi ha parlato pure bene, allora non ci ho pensato due volte. No, chiaramente sarà, quei giocatori lì sono dei campioni che hanno fatto grandi cose, e io provo a farlo, darò tutto in campo e provo a fare meglio di me, dare sempre il 100%. Quando tu hai giocato in Serie B a Brescia, due anni, sfiorati playoff raggiunti, quest'anno si spera che si raggiunga anche la promozione con Palermo. Sì, questo è l'obiettivo, non solo il mio, penso della tutta la squadra, della società, e daremo tutto di raggiungere questo obiettivo. Da Roberto.it, l'esperienza in Serie B con Palermo può essere magari indicativo per la nazionale? Ci speri di arrivarci magari dalla porta principale? No, quello spero, però è chiaro che ci vogliono delle prestazioni importanti, fare delle buone partite, poi tutto il resto viene. L'importante è che do il massimo qua a Palermo e tutto il resto si vedrà. Cosa pensi della città e dei tifosi? No, che sono, la città è molto bella, sei al mare, si mangia bene, no, è bella. E poi dei tifosi che sono molto caldi, che hanno un gran tifo, che tutto per tu una, hanno detto tutto che è bellissimo. Altre domande? Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.